Come fare a portare all'attenzione del vasto pubblico i temi della responsabilità sociale e ambientale? Semplice, entrare nel Guinness dei primati. Così nel 1999 nasce il progetto Puzzle for Peace. 22.000 pezzi, grandi ciascuno 60x60 cm, per creare il più esteso puzzle del mondo, ben 5.500 metri quadrati, quanto un campo da calcio regolamentare, da assemblare in occasione del Salone del Mobile 2008. Ma è solo grazie all'incontro fra l'ideatore Gianluigi Ruiu e Giuseppe Iavicoli, Giulio Braga e Germano Gemini che il progetto prende vita e i vari pezzi del puzzle iniziano a girare per i circoli, le associazioni e le piazze di tutta Italia, venendo usati, nelle più svariate occasioni, come superficie per eventi artistici, come palcoscenico per performance ed esibizioni live, come modulo per la creazione di arredi urbani e di oggetti di design ecosostenibile realizzati con materiali riciclati, come strumento ludico per coinvolgere il mondo delle scuole. Puzzle for Peace, nato come strumento di comunicazione a favore dell'arte, della creatività e dei comportamenti sostenibili sul piano sociale e ambientale, è un progetto aperto a tutte le espressioni artistiche, dal teatro alla pittura, dal graffiti alla performance musicale. Il suo percorso è in continua evoluzione e tutti sono invitati a partecipare con la propria creatività. Per questo motivo, i creatori di Puzzle for Peace hanno chiesto ai vari artisti contemporanei di appropriarsi di un modulo del puzzle e di interpretarlo secondo la propria arte. Dopo la creazione del puzzle, i vari pezzetti, disegnati, dipinti, composti, saranno venduti durante un'asta benefica il cui ricavato andrà a finanziare progetti di microcredito aperti presso istituti di finanza etica. Con questa iniziativa, l'arte e il no profit trovano un'occasione per farsi conoscere e per portare alla ribalta temi di rilevanza artistica e sociale. Guardatevi intorno, poiché Puzzle for Peace potrebbe essere proprio di fianco a voi.